Ciao ragazze, oggi vi mostrarvi tutto quello che comunque riesco ad apprendere, cerco comunque di riportarvelo e farvelo comunque rivedere con i piccoli passaggi. Oggi la mia intenzione era quella comunque di mostrarvi una borsettina. Quindi iniziamo avviando 10 catenelle. Ok, sistemiamo così. Ok, se ok. Quindi andiamo a crearci 10 catenelle. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, voglio precisarvi, il materiale che io utilizzo, cerco sempre di tendere su un filo comunque numero 5, numero 6, che sia abbastanza spesso, anche perché mi permette di avere un lavoro molto più compatto, e sto lavorando con uncinetto. Tada, eccolo qui. Tada, 1,5. Quindi arrivate alle nostre 10, teniamo fermo, cioè teniamo come punto di riferimento il decimo, quindi saliamo di 3 catenelle, 1, 2 e 3. E andiamo a lavorare 2 maglie alte nella decima catenella, quindi una, due, lavoriamo fino alla fine del nostro delle nostre catenelle con la maglia alta. Arrivati alla fine della lavorazione della prima parte, nella stessa catenella della nostra ultima maglia andremo a farne altre 5 in modo da creare il giro. Quindi una ce l'abbiamo, 2, 4, 5, 6. Come vi ho detto, una era già pronta, ne dovevamo andare a fare altre 5, quindi totale 6 maglie alte nella stessa catenella. E proseguiamo nuovamente per tutta la seconda parte, per ogni catenella una maglia alta. Arrivati anche a quasi la conclusione del nostro secondo lato, facciamo l'ultima maglia e andiamo a creare le altre due nella stessa catenella, quindi una e due. Così abbiamo creato il lavoro sei da un lato, sei dall'altro. Quindi chiudiamo con una maglia bassissima e la prima parte della nostra borsetta l'abbiamo conclusa. Iniziamo la parte comunque delle parti laterali, quindi partiamo, giriamo il lavoro. Sempre le nostre 3 catenelle che varranno sempre come la nostra prima maglia e lavoriamo sempre per ogni spazio delle catenelle una maglia alta. Questo è il nostro primo giro.
Quindi tutto il lavoro di maglia alta per tutto il nostro giro e andrà fatto tutto il lavoro così per altri 9 giri. Quindi abbiamo tutto un lavoro unico. Quindi questo è il primo giro, ne mancheranno altri 9 da fare. Quindi, arrivati alla fine del nostro giro, io cosa faccio? Rigiro il lavoro e gli altri 9 giri li faccio con la maglia bassa. Quindi creo un modello sotto, diciamo un disegno. E sopra vado a fare tutto un altro lavoro, sempre per 9 giri. Quindi rigiro il lavoro, faccio la mia catenella e parto con la maglia bassa e uso questa maglia per tutti i miei rimanenti 9 giri, naturalmente i rimanenti prima di creare la maniglietta della nostra borsa. Quindi diamo un contrasto. E così per tutto i nostri giri. Altrimenti già cambia il disegno, quindi. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro giro. Quindi io girando mi trovo comunque il punto di chiusura laterale. Quindi che saranno 3 maglie più avanti dal centro laterale. Quindi se vi trovate di qua, camminate con la maglia bassissima, spostatevi di 3 maglie, in modo da iniziare a dare il nostro punto per la nostra maniglia. Quindi in questo caso sono 3 e voglio creare, quindi mi faccio la quarta a salire. Quindi mi creo il mio punto a salire. Calcolate che devono essere 4 davanti, 4 dietro, non sto contando le maglie che lascio laterale, quindi calcoliamo lo spazio che vogliamo lasciare tra per la nostra maniglia. Abbiamo fatto 3, una 4, quindi 1, 2, 3, 4. Lo spazio della nostra maniglia sarà questo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie, quindi noi andremo a lavorare 6 maglie bassissime. Quindi abbiamo fatto una maglia alta, poi prendiamo 6 maglie bassissime, una, due, tre, quattro, cinque, 6, forse io qui ne ho contate 5, manca la sesta. Perché? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi 1, 2, 3, 4. Quindi sono 6, non sono 6, ma sono 7. Perché da un lato e dall'altro dobbiamo cercare di farle coincidere. Quindi 7 maglie basse. Alziamo di una catenella e andiamo a lavorare le nostre maglie. Quindi sono una, due,
due, tre, e quattro che arriva giusto al nostro giro. Quindi ci sarà la quinta laterale, quindi saranno totali 9 e altre 4 maglie qua. Una, due, tre e quattro. E andiamo a lavorare le nostre 7 maglie bassissime. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E di nuovo le nostre maglie. Maglie basse, quindi sono qua. Ok, quindi io vado a fare il giro delle mie maglie che non ho lavorato in precedenza. Ok, come notate abbiamo creato il nostro spazio della maniglia, quindi facendo di nuovo tutto il giro, io naturalmente mi trovo sempre più avanti, quindi se voi vi trovate, faccio di nuovo la stessa spiegazione di prima, se vi trovate qua, iniziate a lavorare le maglie per lo spazio che vi serve. Quindi vi trovate qua, lavorate le 4 maglie normalmente. Poi salite, andate a fare le catenelle di spazio. Noi abbiamo fatto 7 sotto, andiamo a creare questo qua, controllando un attimo, ok. Da qui, ok, l'avevo presa bene per, ok. Per non creare difetto magari che tira, andremo a fare 8 catenelle sopra. Quindi aggiungiamo una catenella in più. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudiamo. E andiamo al lavoro. Chiudiamo con la maglia bassissima. Ok. In modo da farlo omogeneo, saliamo di una catenella e lavoriamo le nostre maglie. Quindi, ok. Ok, siamo arrivati allo stesso punto delle maglie basse, di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo con la maglia bassissima. E lavoriamo le maglie. Io ogni tanto mi perdo. Ok.
Arrivati a questo punto, naturalmente, lavorate le maglie per ogni catenella. Quindi vi ricordo che a me il lavoro mi si chiuderà a ridosso della maniglia. Se partite da qui, 4 maglie, e continuate il lavoro sulle catenelle. Ogni catenella ha il proprio, ok. Eccoci, arrivati alla fine. È che si incastra col dietro, ok. Ecco qui, voi naturalmente, per chi è partita da chi è riuscito a mantenere il punto laterale, fate la chiusura. Io ho il lavoro spostato da un lato, ok, e sono arrivata alla fine, ok. Eccoci qua, chiudo il mio lavoro. Se riesco a trovare le mie forbicine, ecco qua. Poi naturalmente, ecco qua. Ecco qua, la nostra borsettina è conclusa. Io faccio presente una cosa, io creo comunque la spiegazione del modello comunque base. Io da un modellino così posso tranquillamente poi decidere di fare tanti altri accorgimenti. Cioè, io me ne esco fuori con uno dei lavoretti che alla fine ho a disposizione, che comunque ho creato. Ora, questa dell'ultima rosa, ah, ok, faccio un esempio. Io questa rosellina, che comunque poi non ho pulito, ok, questa qua. Questo fiorellino che comunque io avevo creato per un altro tutorial, posso tranquillamente utilizzarlo
come naturalmente la versione piccolina. Poi ti ripeto, sta a voi, io mostro la base, poi in base alla vostra fantasia potete lavorare sul vostro modello come più vi piace: perle, perline, fiocchetti, fiocchettini. Io per esempio, si può mettere un semplice fiorellino, se concluso al bordino tra le manigliette, posso farlo mettere più grande, centrale, posso lavorare lo schema, magari forse per chi è anche un po' più esperto, lavorare con due fili, cioè chi è magari ha già la tecnica da poter fare il disegno con i due fili all'interno comunque dello schema, lo può fare tranquillamente. Sono tante idee che comunque una persona può sfruttare. Ora, per esempio, come portachiavi mi piace tantissimo con questo fiorellino beige 5 petali, fiorellino a 5 petali, c'è il video che comunque, ripeto, l'ho fatto per l'ultimo tutorial della carrozzina. Posso prenderlo, semplice filo bianco o comunque un filo beige che si può abbinare con ago e filo, passo all'interno delle maglie e mi blocco il mio lavoro. Se lo voglio fare più complicato, prendo un bottone, naturalmente io lo spazio abbiamo lasciato il buchino aperto apposta, si prende un bottone e si cuce all'interno del bottone. Comunque vi mostrerò le varie varianti, poi sarà, ripeto, sarà a voi decidere che tipo di lavorazione volete fare. Io vi mostro comunque la tecnica base. Se poi noto che comunque c'è un qualcosa in particolare che volete spiegato, io sono a vostra disposizione, basta un messaggio qui su YouTube o sulla pagina di Mi Piace Dolce Simona. Io sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa, va bene ragazze? Quindi al prossimo tutorial, ciao ciao!